Perché due amici appassionati di grande ciclismo, benvenuti alla prima parte del Pagellone Tour de France 2021. E siamo qui in casa. Proveremo a rendere onore alla macchina. Che è a tutto a posto, la macchina è a posto. Sì, giusto? è a posto. Semplicemente abbiamo trovato una location meno di fortuna. Va bene. Partiamo, primo corridore. Non un corridore banale. Matthew Van Der Poel. Voto 8. Allora, voto 8. Matthew Van Der Poel riesce finalmente a coronare il sogno di suo nonno di vestire la maglia gialla. Ce la fa nella seconda tappa, quella con arrivo al Mur de Bretagne, con un'azione eccelsa per prendere i secondi da buono al primo passaggio sul Mur de Bretagne e poi andando a vincere anche la tappa. Successivamente, ma in che riesce... modo l'ha vinta? Non solo in che modo l'ha vinta, in che modo è riuscita a tenere la maglia, riuscendo a tenere nella cronometro del quinto giorno alla Val. Sì. Inoltre è anche un corridore d'attacco, lo vediamo all'attacco, nella tappa con arrivo al Creusot, la settima tappa, quando attaccò insieme a Van Aert, vabbè, la fuga della Madonna, Nibali, quella tappa andò a Matej Moric. Abbiamo un attimo downgradato il voto per il fatto che secondo noi Van Der Poel poteva stare qualche giorno di più in corsa, invece dopo il primo giorno di riposo ha abbandonato subito. Vabbè, passiamo avanti, passiamo a un suo compagno di squadra, in casa Merlier. Team Merlier. Voto 7. Allora, voto 7, tour abbastanza facile da analizzare, quello del velocista belga. Allora, gli ho messo 7 perché, allora, te lo ricordi? Allora, gli ho messo 7 perché ha vinto una tappa. Sì. Però ci sarebbe da downgradare il voto perché giustamente ha abbandonato come tour. Sì. Però c'ha quel bonus, poraccio, che gli hanno, dopo che ha vinto, non è che gli ci ha fatto schifo, no. Dopo che ha vinto l'hanno messo a far tirare le volate a Philipsen. Quindi dai, 7 se lo mette, poraccio. Decisamente. Ora ci passiamo sulla compagnia di squadra. Philipsen, che tira la volata a Merlier nella seconda tappa. No, terza tappa. E fa comunque secondo di fa tappa. Secondo. Poi decide, no, devo farle anch'io le volate. Per favore, inizia a fare schifo. Vabbè, per quanto fare schifo nel senso... Vabbè, no, certo, non arriva alla vittoria, non arriva alla vittoria. Quanto abbiamo dato a Philipsen? 6,5, non so se lo dico. Abbiamo dato 6,5 a Philipsen, che comunque è stato forse, assieme a Boigny, uno dei più grandi regolaristi nelle volate di questo Tour de France. Sempre molto vicino alle vittorie di tappa. Vittorie di tappa che però... per il corridore che l'anno scorso correva con l'UAE Team Emirates, questa vittoria di tappa non è arrivata praticamente mai. Passiamo invece all'altra squadra, la G-Reserve, la Mondiale. Sì, Citroën. Ah, sì, scusa, ancora io 3 anni ci metto prima di metabolizzare un cambiamento. Nel frattempo cambiano 10 volte il nome delle squadre. Vabbè, passiamo a Greg Van Avermaet. Voto 4,5. Allora, è l'ultima corsa con il quale potremmo definire Greg Van Avermaet campione olimpico. E meno male, perché seriamente... in corsa lo vedevo in momenti davvero molto molto inutili e molto molto banali, lontanissima all'inluce da una possibile vittoria di tappa, un qualcosa che anche lui ha ammesso, quindi insufficienza più che meritata per il campione olimpico di Rio 2006. Ora passiamo all'exploit, la rivelazione in qualche modo, diciamo, di questo tour, Ben O'Connor. Voto 8,5. Sì, Ben O'Connor assieme a Jonas è l'assoluta rivelazione. Rivelazione di questo Tour de France. Noi ci abbiamo anche puntato al fantaciclismo, cioè questo è stato un colpo mio, preso a 6. Comunque, super Tour de France per il corridore della AG2R Citroën, che già l'anno scorso si era fatto vedere al Giro d'Italia andando a vincere la tappa con arrivo in salita a Madonna di Campiglio. Sì, io me la ricordo, faceva abbastanza schifo, però me la ricordo. Vabbè. Comunque, a questo Tour de France ha vinto una tappa. Ha vinto una tappa, quella con arrivo in salita a Tignes nella nona tappa, rientrando in classifica in seconda posizione in classifica generale, poi perde tantissimo tempo sul Mont Ventoux, ma ci poteva stare. Terza settimana super in crescendo per lui, che non riesce mai a stare comunque con i vari Carapaz o Vingegaard, che sono un altro livello, però raggiunge una quarta posizione in classifica generale, riuscendo a resistere nell'ultimo cronometro all'assalto di Wilco Kelderman. Per quanto riguarda la quarta posizione, Wilco Kelderman, che a cronometro ci va bene. Passiamo invece ora all'Arkea Samsic. Ah, che bella squadra. Nairino Quintana, voto 5. Esatto, voto 5. Allora, Quintana che per una prima parte di tour sta andando anche bene, perché il suo obiettivo era la maglia Poix e la maglia Poix l'aveva ottenuta. Però dopo aver steccato un paio di fughe, l'obiettivo maglia Poix sfuma completamente. Per il resto mai effettivamente vicino ad una vittoria di tappa.
Quindi giusta l'insufficienza nei confronti del vincitore del Giro 2004. Poi ieri mi pare che è tenuto a meno 10 dall'arrivo, non mi ricordo precisamente a che chilometraggio. Non lo so se hai visto in testa al gruppo, ho detto che cazzo fa? Prova un attacco, non lo so, sulle chance lì. Che poi fra l'altro vorrei dire che l'Arkea ha concluso questo tour con tre corridori. Vabbè, non chi erano? Lui? Lui, Connor Swift e Chebert. Minchia. Ora passiamo a un'altra delusione. Sì. La speranza, una delle speranze del ciclismo francese per il GT. Infondata. Warren Barguil, voto 4. Mamma mia, chi Barguil l'ha visto Warren Barguil? Cioè, Warren Barguil veramente, cioè, Denis Pipitone a confronto, cioè, è tipo una persona. La vedremo in futuro. Mi dissocio. Comunque, a parte scherzi, c'è, cioè, Barguil veramente invisibile in questo Tour de France, non mai visto, e si ritira a metà Tour de France, cioè. Io non mi sono accorto della presenza fra i 184 nomi partenti a questo Tour de France di Warren Barguil. Guarda, gli darei un premio bonus, premio TJ Van Garderen. Diciamo. Sì, ora però non mi puoi paragonare una leggenda che c'è. Vabbè. È un così dato per il meme, così il subito. Poi passiamo a Fulsang. No, scusa, Guanyi, ultimo altro corridore della Arkea Samsic, voto 6,5. Perché? Allora, attenzione. Guanyi in generale si meritava di più, sì, perché non ci si aspettava niente da lui, e comunque ha fatto podi di tappa al Tour de France. Lui nella sua carriera non era mai riuscito a salire su un podio di tappa al Tour de France, quindi è stato secondo me il maggior antagonista per la maggior parte del Tour, no, nelle volate di Mark Cavendish, fino a quando c'era Guanyi. Secondo me Guanyi forse di più. No, per me comunque, comunque il voto a cui dovevamo dare a Guanyi doveva essere 7. No, secondo me 6,5. Però noi abbiamo dato 6,5 perché non ha finito il tour. Ma perché rispetto a Philipsen, ok, aveva meno aspettative, però ha fatto bene o male piazzamenti un po' leggermente inferiori a lui. Quindi secondo me se la pattano, sì, se la pareggiano. Ok, va bene. Ora passiamo a Fulsang. Primo premio di questo pagellone. Premio Pfizer. Perché premio Pfizer? Perché ha detto che è andato così tanto male al tour a causa del vaccino. Della seconda dose, va bene. E l'anno scorso, vabbè, ci posso anche stare, magari è anche vero, però l'anno scorso erano le strade siciliane il problema. Cioè, quest'anno sai, è stata la seconda dose del vaccino. Ehi, Jacob, magari alle Olimpiadi la vinci, Lamentino Pulsa. No. A Rio cosa ha fatto? Non era terzo? Secondo. No, terzo. Comunque è andata a medaglia, sì, sicuramente. Sicuramente è andata a medaglia. Vabbè, non mi ricordo chi era il secondo, vabbè. Ma forse è andato secondo, sì, terzo Maika. Vero. Passiamo a Lutsenko, voto 7,5. Lutsenko, ottavo in classifica generale, Alexei Lutsenko. Non me lo sai aspettare, nemmeno mai. Sì, che tanti suoi avversari, tanti avversari della classifica generale sono morti, sono deceduti, tra molte virgolette. Però, cazzo, Lutsenko, cioè l'ha fatto Lutsenko e non l'ha la Philippe, per esempio. Vabbè, la Philippe, poi vedrete quanto l'abbiamo crocifisso, poi lo vedrete. Anche un po' troppo, però ci sta. Sì. Comunque, Lutsenko, normalmente cala nella terza settimana. Più che cala nella terza settimana, magari non tiene l'accelerazione. È la sedia? Sì, è la sedia. Passiamo un altro suo compagno di squadra, Aramburu, voto 5,5. Aramburu, voto 5,5. Mi aspettavo qualche. Allora, da un corridore, diciamo, della categoria dei Colbrelli, dei Matthews, sì, al primo Tour de France in carriera, c'è da dire. Però per come aveva impostato la stagione, Giro dei Paesi Baschi, ha vinto una tappa, ottimo due criteri in Dauphiné, mi aspettavo qualcosa di più. Invece nella tappa dove c'erano i corridori alla Colbrelli, quella da Pas de la Case fino ad arrivare a San Godin, la sedicesima, quella vinta da Conrad, è stato uno dei pochi, è stato uno dei primi a staccarsi. E io mi aspettavo molto di più da lui. Ma poi anche in volata mi aspettavo qualche piazzamento in più. Sì. Cioè, non mi aspettavo un certo top 5 sempre. Chiaro. Però qualche posizione in top 10 me l'aspetto da Aramburu, sì. È un corridore che alla Vuelta ha fatto anche bene. Sì, certo, è il classico corridore della Vuelta, diciamo. Sì. Passiamo invece a Sonny, voto 6,5. Quindi iniziamo con l'infinita lista dei corridori della Paris Victorious. Con il nostro campione nazionale italiano Sonny Colbrelli, poveraccio, terzo nella classifica della maglia, sì, verde. Allora, purtroppo deve fare anche di più, molto, secondo me secondo minimo poteva arrivare. Il problema sai qual è? Che non ha assolutissimamente una, non ha
corridori che lo potevano scortare. Cioè lui partiva sempre con le volate da lontanissimo, quindi difficilmente riusciva a fare top 10. Sì. Poi però la mare in bocca per la tappa di San Godin, perché aveva una super gamba. Ha fatto terzo posto dove? Sì, a Tigne ha fatto terzo posto, era in fuga, secondo Cattaneo, terzo Tigne. Terzo Colbrelli. C'è da dire che Colbrelli è un corridore molto molto strano. Cioè molto strano, non riesco a capire. Ma meglio quando vai in salita che nelle volate. Ma nelle volate lo vedi. Uno non ha la squadra come hai detto tu. Due non ha il senso tattico, secondo me, del posizionamento. Buona. All'ultimo, a un chilometro e mezzo, è messo bene. Sì, è tipo, soffre della sindrome di Nizzolo. Un chilometro e mezzo messo perfetto, poi c'è una curva, un qualcosa, cambio di direzioni, e lui lo vedi che in quintortesima posizione, disperso. Guardavo, dov'è Sonny? Si deve almeno piazzare in top 10, in top 5, almeno niente, puntare alla verde. Niente, a un certo punto mi giravo e non lo vedevo più. Guardavo l'ordine d'arrivo, quindicesimo, tredicesimo, disperso nel nulla. Next. Ah, Sonny, poraggio. Poi sei sfortunato tu, perché sempre secondo posto, ti attaccano di là. Next. Però niente, 6 e mezzo ci sta. Passiamo a Jack Haig. Prendo Landa. Dico ragazzi, dopo quello che è accaduto a Landa, c'è un po' la maledizione per i capitani della Bahrain. Cioè, perché Haig doveva fare classifica al Tour de France. Cioè, però comunque una top 10 la poteva fare benissimo. Con questa top 10 che abbiamo avuto quest'anno, secondo me. Però, però come è caduto lui, sono così anche tanti altri. Però comunque, effetto Landa, premio Landa. La prende. Moric 8 più premio Maneskin. Prima spieghiamo il voto, poi passiamo al premio. Allora, il premio l'avevo deciso io. Sì, prima facciamo. Allora, voto 8 più tappe, due vittorie di tappa. E che vittorie di tappa? Solidità ha sempre aiutato la squadra. Solidità ritrovata dopo quella caduta rovinosa al Giro d'Italia. Però dimostra che ancora una volta che ha talento e ha una maglia di campione nazionale, che non è facile prenderla di questi tempi. Tu diresti 4 anni fa, non lo so, vabbè, non mi ricordo. Diresti, vabbè, il campione sloveno. Chi corre? Con Pippo e Paverino? No, corre con due monumento. Due monumenti. Cioè, corre con Roglic e Pogacar, ma ci sono anche altri corridori. Sì. Discreti, per esempio, ci sono i Pratnik, i Magic. Ci sono, ho capito. Ci sono. Di più loro due, ovviamente. Comunque, premio Måneskin nella seconda tappa che ha vinto. Ovviamente. Dopo il bordello. Dopo il casino della perquisizione nell'hotel della Bahrain Victorious, lui ha zittito tutti. È stato praticamente gli ultimi 400 metri, giustamente col dito indice vicino al naso per zittire tutti. Zitti e buoni. Zitti e buoni. Passiamo a Peio, voto 7. Allora, Peio Bilbao. Anzi, facciamo tutti insieme. Peio, voto 7. Pols, voto 7. Tenus voto 7. Spieghiamo tutte e tre così. No, spieghiamole uno a uno perché poi devo mettere. Sì. Allora, Pols, Peio Bilbao voto 7. Top 10, non a posizione in classifica, dicembre, ma una posizione in classifica generale. Per lui, giro. Dopo aver fatto il giro, in crescendo, io non capisco come mai il selezionatore spagnolo non l'ha portato alla stanchezza, infine. Potrebbe starci, però è un corridore troppo in forma, veramente. Lo so, però. È una grandissima garanzia prima. E lo so, però fai conto che giro, tour, poi dove finire il giro, il tour. Certo. Il fuso orario, dovrebbe essere un casino. Passiamo a Puls, allora, sempre 7, abbiamo detto. Puls veramente uno dei corridori più sfortunati di questo giro, di questo Tour de France. Lotta per la maglia qua. Si ritrova davanti un alieno. Si ritrova davanti non tanto un alieno quanto il regolamento del Tour che prevede l'assegnazione doppia dei GPM se sono arrivi in salita, se sono arrivi di tappa. Certo. E quindi i 40 punti presi a Sellarisulan col Duporté, i 40 punti presi a Ruder di Den da parte di Pogacar condannano Wouter Puls, che si era così tanto dannato nell'arco delle 3 settimane per riuscire appunto incoronare il suo sogno di vestire a Parigi la maglia. Cioè, magari sul podio c'è un corridore che si fa il culo, si fa il mazzo, scusate il francesismo, andando in fuga, vedendosi il vento in faccia, e poi alla fine è una maglia secondaria fatta appunto per gli uomini che puntano alle tappe, puntano ai gom, e ancora una volta se la vince Pogacar, che è un corridore che giustamente punta alla classifica generale, lascerei anche quella tanto per fare un qualcosa anche agli altri corridori coraggi. Però questo è il regolamento, bisogna farsene una assolutamente ragione. E scusa, sempre Teus voto 7.
Allora, Dylan Teuns, voto classico. Voto classico per i vincitori di tappa, esatto. C'è da dire. Però c'è da dire, è stato l'unico corridore a resistere alla furia slovena di Pogačar fra Col della Rom e Col della Colombia. Quindi magari settembre possiamo arrivare effettivamente. Però vabbè, però ci sta, perché poi per il resto sì, però Tour non è che mi abbia detto tantissimo. Poi passiamo alla BNB. Bonamour 7. Bonamour, premio di super combattivo per Bonamour. Allora, corridore che ha fatto più chilometri in fuga, corridore sempre combattivo, che si fa vedere tutto al primo Grand Tour in carriera, 25 anni per lui, è stato campione del mondo, mi sembra, da Under. Inoltre ha rinnovato per 2 anni con la BMW Hotels, però veramente una presenza costante in quasi tutte le tappe del Tour de France. Secondo me, per come assegna, per il criterio con il quale il Tour assegna il super combattivo, ci sta Bonamour. Okay. Poi ovviamente è francese. Se la teoria deve scegliere tra un corridore francese e uno belga, magari dici, ma quello belga, sai che, ma magari corre, ha fatto 2 chilometri in meno in fuga, si è fatto vedere leggermente 2 secondi in meno in TV, ma sai che questo francese magari glielo possiamo dare, quindi tanti. Vive la France. E poi passiamo appunto a Pierre Roland, premio Vive la France. Premio Vive la France, perché lui prova attacchi così tanto per io sono francese, che bella la Francia, sono Roland. Oddio, mi ricordo tantissimo l'attacco dell'anno scorso. Attacchi, cioè così magari, cioè, attacca così, si fa vedere, ha un serverlet, te lo ricordi? Sì, un serverlet a caso. Passiamo alla Bike Exchange, lo devo dire con calma. Ah no, Exchange con 6 e mezzo. Matthews. Allora, Michael Matthews è l'unico che prova veramente a tenere testa effettivamente alle avance di maglia verde di Mark Cavendish. C'è da dire che comunque fino al traguardo volante sui campi Elisi, non l'arrivo, il traguardo volante, ancora matematicamente Cavendish la maglia non l'aveva vinta. Quindi già è un passo in più. Che poi Cavendish era terzo, magari. Ma vabbè, sto dicendo. Semplicemente questo per quanto riguarda Matthews, sembra essere leggermente più brillante negli sprint per quanto riguarda Sonny Colbrelli, però dal punto di vista di una vittoria di tappa molto lontani per una conquista di vittoria di tappa, si è visto nella tappa di Saint-Gaudens, dove aveva molte più probabilità Colbrelli rispetto a me. Matthews che ha fatto i piazzamenti, vabbè, fa qualche piazzamento in volata, forse in volata, se in volata come volata volata, sì, magari ha fatto qualche piazzamento, non ho visto, sì. Però rispetto a Colbrelli, sì, direi che Colbrelli è andato molto più vicino alla vincita di tappa, ovviamente, esatto, come ho detto io. Ok, poi Hamilton voto 5. Allora, Hamilton, la prima volta che doveva fare classifica nella sua carriera, la stecca, un po' per demeriti suoi, sì, per demeriti suoi, assolutamente. La Parigi-Nizza seconda ha fatto, mi pare. Ha fatto una buona Parigi-Nizza, una buonissima Parigi-Nizza. Perché c'aveva aveva tutti. E secondariamente, però, purtroppo è costretto al ritiro nella seconda settimana a causa di una caduta nella 13ª tappa. Simon Philip Yates, l'ultimo video di questo video, questa parte. Yates, che sei coso di carbozza, va bene. Favore, 5 è? Voto 5 pure per lui. Allora, Yates riesce nel suo intento di uscire subito di classifica. Sì. E prova ad ottenere qualche vittoria di tappa. Anche lui c'era nella fugona, quella lì, delle preso. Però praticamente nessun risultato per lui. Comunque almeno ci prova, si è fatto vedere fino a quando non è caduto ed è stato costretto a ritirare. Vabbè, ultima prima parte del pagellone terminata. Like, commento, schizzate dalla pennellina per non perdere il nostro video. E ci vediamo per la seconda parte. Ciao! Dai, Insomma, quando mi toccare il coso, ho un odore che vibra appena tocchi il coso. E ho un odore che secondo me cos'è, perché è caduto. Ho fatto così. Infatti una volta ho fatto così e ho detto.